Nuova puntata di Verbum Domini, il pane della parola. Buongiorno e buona domenica ovviamente a tutti voi. Oggi è 13 novembre e buongiorno a Don Salvatore. Buongiorno Tiziano e buona domenica a tutti. Dunque, il Vangelo di questa domenica, il Vangelo tratto da San Luca, il capitolo 21, i versetti 5-19. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre alcuni parlavano del tempio che era ornato di belle pietre, di doni votivi, Gesù disse: Verranno giorni nei quali di quello che vedete non sarà lasciata pietra su pietra che non sarà distrutta. Gli domandarono: Maestro, quando dunque accadranno queste cose e quale sarà il segno quando esse staranno per accadere? Rispose: Badate di non lasciarvi ingannare. Molti infatti verranno nel mio nome dicendo: Sono io, e il tempo è vicino. Non andate dietro a loro. Quando sentirete di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché prima devono avvenire queste cose, ma non è subito la fine. Poi diceva loro: Si solleverà nazione contro nazione e regno contro regno, e vi saranno in diversi luoghi terremoti, carestie e pestilenze. Vi saranno anche fatti terrificanti e segni grandiosi dal cielo. Ma prima di tutto questo, metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno, e consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davanti a re e governanti a causa del mio nome. Avrete allora occasione di dare testimonianza. Mettetevi dunque in mente di non preparare prima la vostra difesa. Io vi darò parola e sapienza, cosicché tutti i vostri avversari non potranno resistere né controbattere. Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e uccideranno alcuni di voi. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita. Si comincia a respirare un clima un po' apocalittico, no? Nel senso che stiamo esattamente alla 33ª domenica del tempo ordinario e quindi sta per concludersi il tempo ordinario. La prossima domenica sarà la domenica di Cristo Re che chiude l'anno liturgico per poi aprirne uno nuovo. Tra l'altro, in questa domenica la Chiesa dedica la sua attenzione a tutti i fratelli e le sorelle che sono nella povertà, quindi è la domenica dei poveri. Ed è proprio in questa domenica che il Signore parla al nostro cuore dicendo di stare attenti a quello che viviamo, alla storia che viviamo, ma non lasciamoci mai terrificare da questa storia. Cioè, ricordiamoci sempre che noi viviamo nella storia, ma siamo compagni di viaggio di Gesù Cristo, il quale esso stesso ha vissuto una storia terrificante, difficile, di incomprensione. È stato ucciso, è stato accusato ingiustamente e tutto questo sembra che faccia della storia il teatro delle ingiustizie, il teatro dell'egoismo, il teatro della violenza. Invece dice Gesù: No, conservate un cuore perseverante, fedele e sarete capaci di notare che anche in una storia di difficoltà, di incomprensioni, di guerre, di tutte queste cose, no? Che sono le dinamiche tipiche purtroppo della storia, no? Che si ripetono ciclicamente. Anche noi oggi stiamo vivendo un tempo di violenza particolare, intanto perché lo scenario della guerra europea pone ai nostri occhi occidentali l'attenzione alla guerra, ma in verità continuamente sulla guerra, sulla faccia della terra ci sono scenari di guerra. Purtroppo scenari di guerra dimenticati, di serie B rispetto all'attenzione mediatica, ma continuamente gli uomini e le donne rischiano di voler gestire i loro rapporti attraverso la violenza, attraverso l'arroganza, attraverso l'ingiustizia. Il Signore invita i discepoli di sempre a guardare con attenzione a questi eventi, a non avere uno sguardo incantato di chi non vuole vedere, di chi mette la testa sotto la sabbia, no? Ma al tempo stesso a non lasciarsi terrorizzare, no? Scoraggiare, ma continuare a vivere da discepoli in qualsiasi tempo ci troviamo, in qualsiasi condizione ci troviamo, a vivere da discepoli. E dice Gesù: Non abbiate paura di quando per questo motivo gli altri vi accuseranno, ce l'avranno contro di voi o vorranno farvi pagare il conto di una frustrazione culturale del tempo, perché dice: In quel momento avrete l'occasione di essere testimoni e di dare testimonianza. E a questo proposito dice anche: Non preoccupatevi di prepararvi quello che dovete dire, cosa dovete dire, piuttosto
chiedete il dono dello Spirito, perché sarà lo Spirito a rendervi capaci di dare la testimonianza giusta, che non è detto che sia la testimonianza che vi libererà dalla morte o dalle ingiustizie, ma sarà quella testimonianza che vi aiuterà a portare vita anche in un contesto che apparentemente parla soltanto di morte. In questo passo, ce lo stavi appena ricordando, quando sentirete di guerre e di rivoluzioni, appunto subito la mente mi ha riportato a quello che ci dicevi tu della guerra, no? In Ucraina, però effettivamente nel mondo ci sono tante altre guerre. E sembra quasi, Don Salvatore, quando dice non vi terrorizzate perché prima devono avvenire queste cose, ma non è subito la fine, sembra quasi come dire statevi tranquilli, cioè devono comunque succedere queste cose, quindi come dire quasi vi abbandono in queste cose qua. Sì, intanto forse è bene fugare una cosa, un dubbio, cioè il Signore davvero si è ritratto dalla storia, ma nel senso che ci lascia dentro questa storia in grande autonomia. Siamo noi a gestire la storia, no? A gestirla nel senso vero del termine, cioè quel giorno per giorno che si costruisce con le scelte, si costruisce con le rinunce o con le appropriazioni indebite, con tutto quello che si fa, no? Noi costruiamo la storia. Però in questa storia ci viene affidata, consegnata, sapendo che non ne diventeremo mai padroni totali, né daremo noi il senso e significato a questa storia, perché il senso e significato lo dà il Signore stesso quando lo rende l'occasione per l'amore, l'occasione della testimonianza. La testimonianza in greco è martiria, cioè vuol dire qualcosa nella quale noi crediamo così profondamente da dare la vita. Ecco, torniamo un po' al tema del vivere per qualcuno, vivere per qualcosa, di quella libertà che ci è stata donata, che diventa significativa quando è libertà per, no? Non è soltanto libertà da, è una libertà che ci rende egoisti, che ci rende svincolati, senza appartenenze, no? Invece quella libertà per, che significa essere liberi di donarsi per qualcuno, per qualcosa. Ok, allora grazie Don Salvatore, amici carissimi, l'appuntamento è a domenica prossima, sempre con Verbum Domini, il pane della parola.